questo incontro che io ritengo fondamentale all'interno del nostro percorso comunitario, del nostro percorso ecclesiale. Innanzitutto permettetemi di dare il benvenuto in mezzo a noi a Don Francesco Nigro. Don Francesco Nigro ci lega una bella e solida amicizia, non solo l'essere confratelli, ma ricordo ancora il mio assillarlo di domande sul seminario, sulla vocazione, sul cammino, e lui si domandava: ma tu a che anno? Lui aveva cominciato il seminario a Molfetta, e dalle domande che io facevo sembrava che stesse parlando con uno sa di quanti anni, invece io veramente sono appena entrato in seminario. Da allora noi abbiamo potuto vivere, anche grazie a quello che era il cammino che il nostro arcivescovo Benigno all'epoca ci faceva vivere, questo rapporto bello con tra i seminaristi teologi e i seminaristi del minore, questo camminare insieme, e in un certo senso ci faceva guardare i nostri fratelli maggiori, coloro che erano più avanti di noi nel cammino, come non solo semplicemente, come diciamo, fortunati loro che stanno più avanti di noi nel cammino, ma guardare anche proprio a dei punti di riferimento, anche dal punto di vista del cammino, perché una persona non è un esempio solo se alla fine fa la scelta di diventare sacerdote, ma proprio il suo cammino diventa un esempio per gli altri. Io ho potuto, non perché qui presente, ma davvero ho potuto guardare con ammirazione, davvero con l'ammirazione di un giovane, il cammino umano, spirituale, culturale di Don Francesco. Don Francesco, che è originario di Carosino, della nostra diocesi di Taranto, ha studiato a Molfetta, ma poi ha proseguito i suoi studi che lo hanno portato nel corso degli anni a essere docente del, prima è stato formatore del, sia del seminario minore che del seminario maggiore, in più anche docente della facoltà teologica pugliese. Le pubblicazioni di Don Francesco sono i contributi nell'ambito accademico, ma permettetemi anche nell'ambito della vita, della formazione di tanti giovani e di tante comunità. L'apporto di Don Francesco è veramente stato quello di, lo posso dire, di un prete sinodale, che si è messo accanto ad altri giovani, li ha accompagnati al sacerdozio, li ha accompagnati a capire quello che era il progetto di Dio sulla loro vita, li ha accompagnati nel cammino del discernimento, ma anche le tante famiglie, le tante persone che Don Francesco segue. La vita di Don Francesco, il ministero di Don Francesco è un ministero poliedrico, accademico, formazione, guida spirituale, parrocchia, un cammino davvero di un pastore completo. Io sono davvero contento che sia in mezzo a noi questa sera. E vi dicevo, è un incontro importante per la nostra comunità, perché questa sera Don Francesco ci aiuterà a riflettere, anche con un titolo quasi provocatorio, il Sinodo, un capriccio del Papa o una realtà costitutiva della Chiesa? Non vorrei anticipare risposte, ma mi viene in mente, e concludo semplicemente, perché avevo preparato tante cose da dire, ma preferisco dare la parola a Don Francesco, quello che ci diceva Monsignor Papa
in un incontro che abbiamo avuto con i sacerdoti della vicaria di Pulsano nostra. Monsignor Papa fu riportato, lui ci riprese in mano un suo intervento tra noi sacerdoti molto famoso, il suo intervento alla Conferenza Episcopale Italiana, forse il suo ultimo intervento, quello sulla Chiesa missionaria. Pasquale, c'è questo riverbero, è il portatile sempre. Forse spengo. Sempre troppo alto quello. Monsignor Papa, riprendendo quell'intervento, che un giorno sarebbe bello anche, spero, di riuscire a portare anche Monsignor Papa qui a parlarci, perché ha una visione Monsignor Papa forse molto più avanti di, ci tengo, non credo di non fare torto a nessuno, forse anche di tanti pastori, proprio dal punto di vista della realtà della Chiesa, e a volte anche quando non hai più incarichi pastorali, cose, tutto questo ti porta anche a una lucidità, a un, che lui comunque ha sempre avuto. Però ecco, lui ci diceva, proprio parlando della Chiesa missionaria, e lo ritroviamo nel discorso del Sinodo, lui diceva che proprio la chiave che mancava, secondo lui, e che portava completezza a quel discorso sulla Chiesa in missione, che lui fece tutto quel progetto da una missione in Chiesa a una Chiesa in missione, ci teneva che nelle parrocchie ci fossero delle missioni permanenti, era il suo obiettivo, che purtroppo a volte, come avviene nelle nostre realtà, si fanno convegni, documenti, ma che rimangono lì. Invece Papa Francesco ci ha ricordato l'importanza di aprire processi, di aprire percorsi, importante questo. E Monsignor Papa affermava proprio che la sinodalità porta a compimento quel discorso della missionarietà, ma non perché lo completa, ma perché lo presuppone. Lo presuppone, lo accompagna e in un certo senso lo realizza. Quindi ecco, io auguro buon ascolto a tutti e davvero ti ringraziamo già in partenza, Don Francesco, perché il lavoro, già mi hai fatto vedere, un lavoro serio, importante, grande davvero, che ci hai fatto e che sicuramente aprirà anche nella nostra comunità dei momenti di riflessione, dei momenti di approfondimento che non si esauriranno in questa sera. Se c'è una cosa in cui, e veramente concludo, io ci credo e su cui mi batterò sempre, non una Chiesa fondata su eventi, ma una Chiesa che apra percorsi. Perché se facciamo l'evento, siamo 20.000 persone, e poi? Invece no. Magari questa sera non siamo 20.000, anzi, vi confido che mi aspettavo forse un po' più di partecipazione di persone, ma non fa niente, perché basta che inizino in pochi a crederci in queste cose e inizino a camminare secondo questo stile. La Chiesa in fondo così ha cominciato. Se si fossero scoraggiati i primi apostoli, se si fosse scoraggiato Paolo nell'Areopago di Atene, forse il Vangelo non sarebbe arrivato dalle nostre parti. Quindi, allora, buon ascolto a tutti e grazie a Don Francesco. Buonasera, bentrovati a voi. Grazie a Don Francesco per questo invito che mi ha rivolto. Sono contento di condividere questo cammino della vostra comunità parrocchiale. Che cosa faremo in questo? Avremo presso a poco una cinquantina di minuti, ok? 45 minuti, questo è un po' il tempo che ci diamo. È giusto
che quando si comunica ci diciamo quanto dobbiamo stare, perché se no così ci diamo una forma di rispetto, sui tre quarti d'ora presso a poco. Primo aspetto. Secondo aspetto, che cosa vivremo? Non vorrò soltanto parlare io un po' sul sinodo, ma faremo anche qualche piccolo esercizio tra di noi di sinodalità, in maniera tale da non rimanere solo sull'astratto. È ovvio, si tratta di un tema un po' particolare, la sinodalità, quindi è necessario che io debba far riferimento anche a dei contenuti un po' che possono risultare un po' più complessi, ma cercherò di snocciolarli, perché altrimenti il rischio è quello di non comprenderne la portata. Allora, voglio iniziare con voi prima di tutto collocandoci all'interno di quella che è la realtà attuale della Chiesa, con una piccola provocazione iniziale che il Papa Francesco ci ha consegnato. Proprio qualche anno fa, nel 2019, il Papa ha detto questo: fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi né i più ascoltati. Non siamo più in un regime di cristianità, perché la fede, soprattutto in Oriente e in Occidente, non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. Partiamo da una provocazione realistica. Quanti vivono l'esperienza della fede? Quanti vivono l'esperienza dell'incontro personale con Gesù nella preghiera e nell'Eucarestia? Ci rendiamo conto che nelle nostre comunità, nella nostra realtà sociale, questo è un dato che noi possiamo percepire in maniera concreta. Allora, il Papa cosa ci chiede con questo cammino sinodale? Ci chiede prima di tutto di vivere un esercizio. L'itinerario sinodale, che è stato inaugurato ad ottobre scorso con una celebrazione e che ci porta avanti in Italia fino al 2025, al Giubileo, nella Chiesa invece universale fino al 2023. Abbiamo degli step. Primo anno la consultazione a livello diocesano, poi sono state fatte delle sintesi di alcuni incontri, poi a Roma ad ottobre ci sarà una sintesi di una riunione che faranno una sintesi di quello che è emerso e sarà rimandato a tutte le diocesi. Nuovamente sarà ridiscusso dalle diocesi e poi ci sarà nel prossimo anno il vero e proprio sinodo, la riunione, che ora vedremo di capire che cos'è sto sinodo, chi sono le persone coinvolte, step by step, passo dopo passo. Questo itinerario sinodale è quindi pensato prima di tutto come un dinamismo di ascolto reciproco. Voglio sottolineare questo, dice il Papa, un dinamismo di ascolto condotto a più livelli della Chiesa, a tutti i livelli della Chiesa. Ascoltarsi, parlarsi e ascoltarsi. Non è un'inchiesta, non è un pettegolezzo, non è un dirci due chiacchiere, non capita mai nelle parrocchie, no? Però non è un fare, diciamo, la comunella, non è questo il sinodo. Si pone su un altro livello. Si tratta di ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi ha orecchie ascolta ciò che dice lo Spirito alle chiese. Quindi il sinodo è un'esperienza prima di tutto spirituale. Mettersi in ascolto di ciò che lo Spirito Santo oggi chiede a noi singoli credenti e all'intera comunità ecclesiale. Quindi questa è la cornice fondamentale nella quale si colloca la nostra esperienza sinodale. Pertanto, proprio per essere fedeli a quanto il Papa ci ha detto, vogliamo vivere un'esperienza un po' particolare anche noi in questo momento. Non a caso non abbiamo iniziato con la preghiera, perché a volte, ogni volta che iniziamo una cosa, un'attività, un incontro, iniziamo subito come la preghiera, in una maniera un po' scontata, mi permetto di dire. La preghiera è parte integrante di un momento formativo, di un incontro, non è una parentesi, diciamo, non è l'antipasto o il dolce finale, ma è il cuore, il centro dell'incontro. E allora vi invito, spero che si veda fino in fondo un pochino, a pregare insieme questa preghiera del sinodo. È una preghiera attribuita a Sant'Isidoro di Siviglia del VII secolo. Una preghiera che, pensate bene, dal V secolo fino ai nostri giorni è stata utilizzata per tutti i concili della Chiesa e per tutti i sinodi. Immaginate, anche l'ultimo concilio Vaticano II si introduceva solennemente questo pregando questa preghiera, invocazione allo Spirito Santo.
Perché è interessante, si chiede il dono dello Spirito Santo per capire ciò che il Signore vuole, ma anche per chiedere perdono della nostra durezza di cuore. Eh sì, perché se qualcosa non va bene, non è sbagliato il Signore, anche quanto noi come credenti non testimoniamo quel Vangelo che professiamo, quanto siamo di ostacolo nell'annuncio del Vangelo con la nostra stessa condotta di vita, e si chiede il dono della sapienza del Signore che ci possa illuminare. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insieme, siamo davanti a te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel tuo nome, con te solo a guidarci, fa che tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori, non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, in ascolto dello Spirito, proviamo a capire, prima di tutto, che cosa non è il sinodo. E in maniera tale da dire che sembra una parolaccia, allora usiamo questo metodo un po'. Che cosa non è il sinodo? Poi, secondo step, che cosa è il sinodo concretamente, chi sono le persone coinvolte, e infine un piccolo esercizio sinodale che cercheremo di fare insieme. Primo elemento, il sinodo non è un'esperienza pesante, perché a volte quando sentiamo certe cose, Madonna Flebo, stasera deve venire Don Francesco, ci che insegna teologia, ci vuole un doppia dose di caffè per rimanere svegli. E quindi che cosa non è? Beh, inizio in una maniera un po' simpatica, con delle vignette, perché la sana ironia ci aiuta anche ad alleggerire l'animo, che dice Don Francesco, sono le 8, sta suonando la campana del nostro stomaco, per cui allora iniziamo così. Ci sono due, un vescovo e un prete che stanno parlando insieme, e allora dice il vescovo, diciamo una preghiera per il sinodo dei vescovi, e il prete dice l'eterno riposo, così si toglie davanti il pensiero. Poi sempre un prete e un vescovo dice il sinodo continua il Concilio Vaticano II, e l'altro dice, o tenta di risuscitarlo, perché il Concilio Vaticano II ancora andrebbe rivisitato e rivisto, ancora accolto. Ancora, due vescovi che parlano, dobbiamo ascoltare il popolo di Dio, dice un vescovo. E l'altro dice, anche le critiche, che quello è il problema. Ancora, c'è il padre, Dio padre, e poi un angioletto che dice con il sinodo, dice l'angelo, i vescovi vogliono ascoltare tutti nella chiesa, stavolta anche me, dice Dio padre. Poi l'angelo, sempre da Dio padre, dice con il sinodo vogliono cambiare la chiesa, speriamo, io non ci sono riuscito. E poi due preti che parlano, un prete anzi un ragazzo, la chiesa, dice il prete, deve diventare moderna, aperta, ecologica, e il ragazzo dice compostabile, come quella che si deve. Che cosa allora vuole essere il sinodo? Prima di tutto vuole essere, ecco, con una battuta, vuole essere un'esperienza in cui noi vogliamo un po' rigenerarci, anche noi come comunità cristiana. Ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di incontrare persone nuove, di intercettare il mondo delle persone più lontane e i giovani, che rappresentano la grande sfida per le nostre comunità. Secondo passaggio, il sinodo non è un'invenzione del Papa. In un documento che è stato prodotto 2 anni fa, Episcopalis Communio, si dice così in questo documento, la comunione episcopale
con e sotto Pietro, si manifesta in modo particolare nel Sinodo dei Vescovi. Che cos'è in effetti il Sinodo dei Vescovi? Voi sapete che cos'è un Sinodo? La differenza tra un Sinodo e un Concilio, sapete qual è? No. Il Concilio che cos'è? Più facile. Quando pensate al Concilio Vaticano II, a che cosa pensate? Ai vescovi di tutto il mondo, che erano riuniti col Papa Giovanni XXIII e poi Paolo VI a Roma, giusto? Che facevano delle sessioni di riunione, discutevano, poi c'erano i cosiddetti esperti, teologi che li aiutavano a capire, eccetera. Il Sinodo è simile al Concilio, ma è più ridotto, cioè ci sono dei rappresentanti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, dei delegati delle varie conferenze che fanno parte, e quindi c'è una riunione molto più ristretta che si fanno su dei temi specifici. Si stava fino adesso a Roma per un mese intero e si discuteva, c'era una fase preparatoria dove si incontravano per poter riflettere insieme in piccoli gruppi, poi si preparava un documento e in quell'occasione, in quella settimana, si rifletteva, si cercava di capire il tema, come affrontarlo, i vari dibattiti, qualcuno che aiutava a spiegare, degli esperti, cosa stava accadendo. C'è stato il sinodo della famiglia, due sulla famiglia, sui giovani, eccetera. Poi alla fine tutto ciò che veniva raccolto alla fine del sinodo si consegnava al Papa, una commissione, e il Papa con alcuni suoi collaboratori preparava un documento che poi consegnava come delle linee pastorali, ok? Che si chiama esortazione apostolica, giusto per capirci. Il Papa questa volta ha voluto un po' cambiare le carte, nel senso che il Sinodo non viene posto più come un'esperienza solo dei Vescovi, ma un'esperienza nella quale tutte le Chiese sono coinvolte a tutti i livelli, cioè in tutte le diocesi, nelle varie parrocchie. C'è stata una consultazione da dicembre fino a febbraio, marzo, nelle varie parrocchie, dove si chiedeva di poter fare degli incontri e di riflettere sul sinodo, su alcune tematiche che ora vi dirò, in maniera tale che facendo questa sintesi nelle parrocchie, nelle vicarie e poi a livello diocesano si mandava tutto a Roma e ogni nazione fa una sua sintesi che poi manda al Vaticano. Quindi una cosa che parte non dall'alto ma dal basso. Allora comprendete che mai nella Chiesa come fino adesso c'è stato un coinvolgimento così capillare, con tutti i limiti, magari si poteva fare di più e meglio, non siamo abituati come parrocchia anche ad incontrarci per riflettere e pensare insieme, perché l'idea di fondo, come vedremo tra breve, è che quando si pensa alla parrocchia o alla diocesi, a chi si pensa? Al vescovo e al parroco. Ma la Chiesa non è né il Papa, né il vescovo, né il parroco. La Chiesa sono tutti i fedeli battezzati di un territorio, i credenti di quella comunità. Infatti si parla di ministero, di un servizio per la comunità, non di un dittatore che sta a capo di una comunità. Non è dittatore, Francesco. È un po', cioè, ama un pochino il calcio, forse lo sapete, no? Proprio giusto un tantino, no? Che cos'è della Juventus? Già mai, lo so, figurati. Mo bisogna dare un po' di coramino per farlo riprendere, un po' di ossigeno. Vabbè, dai, che non sta andando male quest'anno, dai, ancora. È la santa degli impossibili per salvare la tua Inter, va? Allora, il sinodo quindi non è un'invenzione del Papa. Tutto il popolo di Dio è coinvolto. La grande rivoluzione è proprio quella che vi stavo dicendo, che in questo senso il Papa ha voluto un coinvolgimento di tutta la base, quasi un nuovo concilio, ma non dove tutti si uniscono a Roma, ma dove dalle comunità possono emergere alcuni aspetti che si affronteranno nelle varie realtà diocesane, che poi arriveranno a poco alla volta a quei rappresentanti del Papa che si riuniranno insieme, laici e vescovi insieme, per discutere sul sinodo, ok? Per cui in ogni diocesi, oltre a un referente presbitero, c'è sempre uno o due referenti laici, una donna e un uomo di solito, che devono coordinare il cammino sinodale. Per cui immaginate anche questo che significa come cambiamento della prospettiva.
Il sinodo non è un'esperienza di democratizzazione della Chiesa. Uno potrebbe pensare, si tratta, quando è un sinodo, uno pensa alle grandi, Don Francesco all'inizio diceva, no? Il rischio dei grandi eventi, no? Ne abbiamo fatti tanto, ne facciamo uno in più, un sinodo, una bella celebrazione, una bella sfilata di vescovi, di persone così, i big, i grandi che vanno a Roma, i più importanti, noi che siamo alle periferie non ci interessa niente perché è una cosa loro. Il rischio è molto forte. Invece no, il sinodo non va inteso in questi termini, è un'esperienza nella quale tutti quanti siamo coinvolti, però secondo due criteri. Non quello democratico dove per elezione noi votiamo qualcuno e eleghiamo qualcuno, come quando votiamo i parlamentari, no? Sono dei rappresentanti nostri. Non è la logica rappresentativa, i delegati non sono dei nostri rappresentanti, quasi rappresentanti sindacali che devono difendere gli interessi. Non appartiene alla logica della Chiesa questa logica parlamentare. Non sono neanche... non è possibile neanche pensare al sinodo come una realtà di governo dove ci sono le alleanze, i contrasti, questi sono di questo partito, questi sono di quest'altro partito e ci devono essere dei conflitti. Non è pensabile una cosa del genere, anche se ci sono sensibilità diverse, perché è ovvio che ci sono sensibilità diverse, ma è anche in una parrocchia, tra un gruppo ed un altro, no? Tra l'Azione Cattolica, faccio l'esempio, il Rinnovamento dello Spirito, per dirne due, no? Tra la confraternita X e la confraternita Y, possono esserci delle differenze, ma non ci può essere, è impensabile che ci sia una vera e propria lotta. Allora, l'idea di fondo che emerge non è né un'esperienza di democrazia parlamentare che c'è col sinodo, né un'esperienza che potremmo definire così di governo. Si tratta di un principio, quella della ripresentazione, cioè rendere presente Cristo in quella comunità. Allora il sinodo è l'esperienza nella quale noi ci rendiamo conto che siamo chiamati a rendere visibile la presenza di Cristo nella nostra comunità ecclesiale, oggi, così com'è. Allora notate che la dimensione della testimonianza, la dimensione dell'impegno, la dimensione della collaborazione rappresenta la grande sfida per il cammino sinodale. Alla base di tutto allora c'è il fatto che noi, in virtù del battesimo, lo dirò tra breve, siamo corresponsabili in questa gestione. Allora, il cammino sinodale che cos'è concretamente e chi è chiamato in causa? Prima di tutto, quando voi pensate all'immagine di parrocchia, alla nostra comunità parrocchiale, a chi pensate quando pensiamo ad una comunità parrocchiale? La comunità riunita, come in questo momento, una comunità che celebra l'Eucaristia, forse, no? Una comunità che vive la festa patronale, no? Anche quello è un momento importante, ma anche la dimensione della Caritas, penso, no? L'attività caritativa e quant'altro. Pensiamo alla comunità nelle varie realtà, la comunità che prega, che annuncia, che vive la testimonianza, che vive la solidarietà. Di fatto, però, dobbiamo dire che oggi, nella nostra realtà sociale, ci troviamo in un mondo un po' particolare. Ed è questo, no? C'è questo autore molto importante che dice così, cito un passaggio di questo suo libro. La Galilea di oggi, pensate a Gesù che è partito dalla Galilea per andare in Giudea, no? È partito da un contesto pagano per arrivare fino alla Giudea, a Gerusalemme, che era il cuore della cristianità. Prova, si sente? Si sente? Forse un po' troppo? Sì, perché io già la voce un po' squillante, per cui metto così. Allora, dov'è la Galilea di oggi? La ricerca sociologica indica che nel mondo il numero di quelli che sono chiamati residenti, cioè coloro che si identificano fino in fondo con la forma tradizionale di religione, ma anche coloro che dichiarano un ateismo dogmatico, è in diminuzione, mentre stanno aumentando sempre di più i cosiddetti cercatori. Inoltre, ovviamente, in aumento il numero degli
apatei, degli indifferenti, persone a cui delle questioni religiose o della risposta tradizionale a essa non importa assolutamente nulla. Lo sappiamo, non è che dobbiamo andare a Londra per vederlo, dentro le nostre case ce l'abbiamo, tutto questo, non dobbiamo fare chilometri e chilometri. La principale linea di divisione non è più fra quanti si considerano credenti e quanti si considerano non credenti. La vera sfida è perché ci sono, udite bene, cercatori fra i credenti, coloro per i quali la fede non è un retaggio, un qualcosa di già avuto, ma è una via. Ma anche ci sono cercatori fra i non credenti, che respingono i concetti religiosi proposti loro da quanti li circondano, ma provano comunque il desiderio di qualcosa che soddisfi la loro sete di significato. Dice appunto quest'autore, Alik, sono convinto che la Galilea di oggi, dove dobbiamo cercare Dio, che è sopravvissuta alla morte, sia il mondo dei cercatori. È bello, ci sono tante persone in ricerca. Il fatto che uno non venga in chiesa, che non sia praticante, non vuol dire che sia un non credente. Stiamo attenti, perché abbiamo identificato il praticante con il credente. Ci sono credenti tra i non praticanti e ci sono praticanti, possiamo dire, non credenti. Voi l'avete detto, eh? Ma è così il fatto, che diventa la fede un intrattenimento. Ma si crede veramente in quello che viviamo? Il rischio è forte. Stiamo parlando dell'Australia, non di Faggiano. In Australia succede questo, a Faggiano no, a Taranto, Carosino Grottaglia assolutamente, men che meno. Vabbè. Quali criteri allora per essere comunità missionaria? Per essere una comunità missionaria oggi, allora, che si deve mettere in ricerca di queste persone lontane, quali attenzioni, quali criteri? Per essere comunità missionaria, ma anche comunità sinodale, che vive il sinodo, che cosa siamo chiamati a fare? Primo elemento, solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà trovare la pienezza della propria dignità. La catechesi, l'annuncio non possono che porre al centro questa dimensione comunitaria. E il Papa, proprio in un discorso che tenne all'Ufficio Catechistico Nazionale un anno fa, dice: questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i talenti di ciascuno, comunità missionarie libere e disinteressate che percorrono i sentieri della gente. Allora la cosa importante non è che ci dobbiamo inventare chissà quali grandi cose, non dobbiamo vivere l'ansia da prestazione di inventarci cose straordinarie, ma avere la capacità di condividere la vita delle persone, le gioie, le sofferenze, le fatiche, il quotidiano, e stando accanto però da credenti, aiutarli a prendere consapevolezza di quella che è la presenza del Signore che può illuminare il cammino di ogni persona. Questa è la grande sfida. La sfida di essere una comunità sinodale significa prima di tutto essere una comunità che è in cammino con tutti gli uomini e le donne che incontriamo. E prima di tutto, come diremo tra breve, uno stile, un atteggiamento da vivere. Per questo Papa Francesco ancora dice che tutti i fedeli sono il santo popolo di Dio, pellegrino ed evangelizzatore. E dice che tutti i battezzati, tutti noi, dal primo all'ultimo, in noi agisce la forza dello Spirito che ci spinge ad evangelizzare, perché il Signore dona a tutti i fedeli un istinto di fede che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. Bellissimo, il Papa ci dice: riscopriamo il nostro battesimo. Riscopriamo che lo Spirito di Dio, la grazia di Dio abita nella nostra vita, e lo Spirito Santo ci fa capire, come nella nostra vita quotidiana, se quello che sto facendo è secondo Dio o non è secondo la volontà di Dio, se ci dà armonia, ci dà pace o ci dà inquietudine, se ci crea tensione in conflitto con gli altri o ci fa stare in pace. Ognuno di noi ha questo primo livello di intuito spirituale. Immaginate se noi lo mettiamo a servizio di una comunità, cosa vuol dire? Che ciascuno di noi può collaborare e percepire qual è il bene della comunità, qual è il bene delle persone che incontriamo e in che modo noi possiamo ricercarlo concretamente stando accanto agli altri in una maniera costruttiva.
Per cui non ci sono degli specialisti, dice il Papa, ma ognuno di noi con il battesimo è chiamato a essere un collaboratore di Dio nel luogo in cui vive. Per fare questo, ed è il terzo passaggio fondamentale, dobbiamo assumere un atteggiamento, lo stile di Gesù. Sappiamo che la parola sinodo significa sinodos, camminare, il cammino. Il cammino sinodale indica proprio il mettersi come i pellegrini di Emmaus. Don Francesco vi ha offerto all'inizio dell'anno, no, questa immagine della Brockers, questa autrice statunitense che ha realizzato qualche anno fa questo dipinto molto bello dei discepoli di Emmaus, dove c'è Gesù trasparente che poggia le mani, sulla quale uno dei discepoli poggia la mano. È molto bello, no? Che cos'è in effetti il cammino sinodale? Avere la consapevolezza che siamo tutti in cammino con la presenza viva di Cristo. Ma in questo cammino sinodale siamo chiamati a scoprire che la Chiesa è in cammino in questo tempo e siamo invitati ad assumere lo stesso stile di Gesù. La parola stile che cosa significa? Nel latino stilus significava il pennino che serviva per incidere sulle tavolette di ceppo, perché una volta non c'erano i fogli, non c'era la carta e quindi si incideva sulla tavoletta. Ecco, lo stile è ciò che richiama la dimensione dell'incidere proprio, l'atteggiamento di incidere proprio sopra. Allora l'idea di fondo potrebbe essere questo: qual è lo stile di Gesù? Ciò che ha inciso Gesù nella storia dell'umanità? Beh, lo stile di Gesù, il suo modo di essere, non è lo stile, diciamo, dell'abbigliamento di Gesù, è il suo modo di essere, di relazionarsi. Pensiamo, lo stile di Gesù da cosa è caratterizzato? Dall'autenticità. Non metteva filtri, non si metteva maschere. Sempre in Australia, quanta ipocrisia c'è nei nostri ambienti ecclesiali. Ci mettiamo la buona maschera e poi i commenti. Ovviamente in Australia. L'ospitalità e l'empatia con l'altro. Come io riesco a essere ospitale? Gesù cosa ha fatto? Si è reso ospitale, ha ospitato nel suo cuore gli altri, ma anche ha bussato al cuore delle persone, come di Zaccheo, chiedendo di essere ospitato nella sua storia, nella sua casa, senza giudicare mai nessuno, senza voler condannare mai nessuno. Non sono venuto qui per condannare, ma per salvare, dice Gesù, entrando in empatia con tutti, con lo Zaccheo peccatore, con la pubblica peccatrice, la prostituta che è quella donna adultera o quant'altro, con ognuno. Terzo elemento dello stile di Gesù è la libertà rispetto al dono di sé per il bene altrui. Gesù è stato libero, non è che ha fatto qualcosa per avere un rendiconto, anzi, quando faceva miracoli lo volevano far re, se l'è svignata, perché non voleva apparire, ma voleva essere riconosciuto come colui che portava una parola di salvezza. Allora, ripartire dallo stile gesuano significa per noi Chiesa, prima di tutto, riscoprire l'autenticità e credibilità del nostro essere credenti. Noi siamo credenti credibili. Noi ci crediamo veramente. La nostra fede traspare dai pori delle nostre relazioni. Oppure no? E questa è la prima verifica che dobbiamo fare a livello personale. Questa è una grande sfida. Secondo elemento, il nostro coinvolgerci nelle vicende umane di oggi, facendoci ospitare nella vita delle persone che incontriamo, e con delicatezza sentirci con la Chiesa docente, ma quella Chiesa discente e serva. Entrare nella vita della gente, non come una volta mi è capitato in questo mondo, stavo in ospedale, ero estate, più di qualche anno fa stavo non col colletto, stavo vestito con una polo, no? Andavo a trovare un mio zio in ospedale, ed entra un ministro straordinario della comunione e prende con la croce, convertite oncologia, riparto di oncologia, non stiamo dicendo evidentemente un luogo così, convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Chiedete perdono di tutti i vostri peccati per le vostre sofferenze. Signore, mi sa che sta esagerando un pochino. Si converta anche lei, non aveva capito che ero prete. E dopo ho cercato di dire, certamente io ancora ce ne vuole, il Padre Eterno, poverino, sta buttando il veleno con me, ancora non ci sta riuscendo. Speriamo che prima o poi ci riesca.
Però dico, ma si rende conto di, delle persone in che condizioni stanno? Erano dei malati terminali. La dimensione dell'accogliere l'altro. Il giorno dopo il direttore dell'ufficio liturgico sapeva chi era quella persona e dopo è stato tolto dall'incarico, esplicitamente ve lo dico, perché non era rispettoso, un esercizio non era mancanza di carità, era una violenza psicologica che si faceva. Ma a volte anche noi facciamo un po' i bisocchi, che dobbiamo pensare di spiegare alla maniera così. Non siamo chiamati a capire il dolore dell'altro, siamo chiamati a stare accanto all'altro e a pregare con l'altro perché possa riconoscere nella vita del Signore una luce per la propria storia. Stiamo attenti, la delicatezza, l'entrare in punta di piedi nel vissuto delle persone con estrema delicatezza, non sgomitando e dicendo che noi abbiamo capito tutto. Allora, è l'aspetto più importante, quanto il Vangelo di Gesù incide sulla nostra vita concreta, quanto le catechesi, pensate ai ragazzi che fanno catechismo dalla prima elementare fino alla seconda media e poi scompaiono. Le famiglie le vediamo come le meteore che appaiono e scompaiono nel cielo delle nostre comunità. Quanto allora tutto questo incide sulla vita delle persone? Hanno fatto un'esperienza bella di fede e di chiesa? Questo ci dobbiamo domandare. Vado un po' più avanti. Altro elemento, la relazione personale con Gesù. Quanto è importante riconoscere questo? Dice il Papa sempre, sulla bocca di ogni credente, di ogni catechista ci dovrebbe essere questo: Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è viva al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. È bellissimo. La consapevolezza di un cammino sinodale significa questo: riprendere l'atteggiamento di tutti i battezzati nell'annuncio, riprendere lo stile di Gesù. Terzo elemento, scoprirci tutti annunciatori di questa parola. Ma dobbiamo prima di tutto noi accogliere il Vangelo. Gesù, Dio ti vuole bene per quello che sei e ti sta accanto sempre e ha dato la sua vita per salvarti. Dobbiamo accogliere noi prima di tutto e questo ci deve spingere anche a vivere una relazione personale con Gesù. Noi favoriamo questo incontro personale come comunità cristiana con Gesù? Aiutiamo le persone ad avere dei momenti di preghiera, di incontro nelle nostre case, con i nostri ragazzi, con i nostri ammalati, con i nostri anziani, dove diventiamo promotori di questo incontro personale con Gesù? Ancora, quarto elemento, le relazioni e l'appartenenza ecclesiale. È importante oggi riscoprire il valore della comunità ecclesiale. Oggi sentirci parte di una famiglia. Beh, quando voi dovete chiedere a qualcuno chi è, che cosa dite in dialetto? A Cimpartieri, si dice così pure a Fagiano? No. Quando noi vogliamo fare l'albero genealogico, a Cimpartieri, no? A chi appartieni? È significativo, no? Tu appartieni ad una rete di relazioni, no? È internazionale questa espressione, però è bellissima perché la mia identità è legata alle persone. Allora pensateci un attimo, che cosa vuol dire? La nostra comunità significa che io mi sento parte di questa comunità, mi sento corresponsabile di questa comunità, mi sento collaboratore, ma la comunità la sento anche mia, la mia famiglia, per cui io collaboro con questa comunità. E il Papa sempre dice, la Chiesa, lo diceva ai Vescovi riuniti a Firenze nell'ultimo incontro, dice, la Chiesa deve essere lieta come il volto di una mamma che comprende, accompagna e accarezza. La Chiesa deve essere come una comunità materna che accoglie. Mosè è data a Gesù Cristo quella persona che sta venendo in Chiesa. Ma chi siamo noi che dobbiamo giudicare? Ma vedi quello, Mosè vuole fare tutto quello. Chissà che tiene tra i grilli per la testa questa persona che Mosè sta venendo la domenica. Non ci sono le lezioni, forse vuole chiedere qualche voto. Ovviamente stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, New York, non penso che qui a Fagiano capiti una cosa del genere. Questi pensieri nessuno di voi li ha mai fatti, per carità, non l'avrei mai messo in dubbio.
L'altro aspetto importante è conoscere il contesto culturale. Oggi siamo tutti legati a questo. Tutti viviamo, in quel canto, tutto ruota attorno a te in funzione di te, lo potremmo dedicare al nostro cellulare. Tutto ruota attorno a lui e in funzione di lui, dall'agenda, dalle ricette che vogliamo trovare, come si deve cucinare quella cosa, vedi anche le nonne, diciamo anche con qualche capello in bianco in più, che ormai stanno a smanettare, dicono a voce, gli arriva subito la ricetta del babà napoletano, come si deve fare, no? Subito, no? Di tutto di più. E poi le informazioni Facebook, tutto ruota attorno ad un cellulare. Che cosa vuol dire anche? Che noi dobbiamo conoscere questo mondo. Un cammino sinodale significa anche per noi capire dove ci troviamo. Ormai la carta e i libri non si usano più, si usa un tablet, anche a scuola, si sta dietro ad uno schermo. E quindi significa che anche il modo di pensare delle nuove generazioni è differente. Noi siamo più chiamati ad argomentare, a parlare. Invece i ragazzi di oggi sono legati soprattutto alle immagini, ad una parola slogan, e poi sono abituati alla narrazione, al racconto anche in maniera un po' dinamica, come i talk show, quelli che vediamo in televisione, no? Dove si parla, si dibatte, si discute, tutti discutono e nessuno prende mai una decisione. Beh, insomma, sono abituati a questo modo di pensare. Noi dobbiamo conoscere il mondo culturale nel quale abitiamo per poter offrire una conversione nelle nostre comunità. Io sto andando proprio veloce, sto quasi per finire, che così facciamo questo piccolo esercizio, per essere fedeli ai 50 minuti che vi ho detto, non vi preoccupate. Un ultimo elemento voglio dire, una comunità ecclesiale sinodale è una comunità con tanti ministeri, tante persone chiamate a svolgere il ministero. Qualcuno di voi è catechista qui? C'è qualche catechista? Bravo, insomma... E vive il gruppo dei catechisti, quindi io sono, perché in passato lo era diocesano, adesso sono quello regionale della catechesi, per cui sponsorizzo sempre, no, la catechesi. E si vede anche un po' dalle mie contributi, richiamo un po' la catechesi per ovvi motivi. E anche oggi è stato istituito dal Papa quest'anno proprio il primo gruppo dei catechisti istituiti ufficialmente, no? Persone con un mandato ufficiale. Che cosa vuol dire? Ci saranno le donne e gli uomini istituiti accoliti, non solo gli uomini, anche le donne istituiti accoliti e lettori. L'idea del Papa non è quello di dare le medaglie ad onor militare, no? Io sto sull'altare, posso fare qualcosa, comando. Ovviamente questo non è un pensiero nostro, sempre in Australia si pensa così, che uno deve andare sull'altare, deve comandare, dice ha un potere sacro, dopo il parroco ci sto io. Non è questa la logica. La logica del ministero nella parola è un servizio. La consapevolezza è che alcune persone che hanno delle competenze in più le mettono a servizio degli altri, non per sbandierarle come medaglia d'onor militare, ma perché gli altri possono formarsi e crescere nella fede. E allora il Papa desidera che tutti quanti noi possiamo riscoprire la ministerialità. C'è un ministero degli sposi che va sponsorizzato, un ministero degli educatori, un ministero dei nonni, custodi della vita, della sapienza, che andrebbe valorizzata. Il Papa sta facendo una serie di catechesi proprio sui nonni in queste ultime settimane. Un ministero anche di chi sta accanto alle persone ammalate, non è cosa da poco. Ognuno lo svolge con la consapevolezza che Dio lo ha chiamato a stare accanto all'altro come testimone e annunciatore della fede. Pertanto, e veramente ora dico, quali sono gli atteggiamenti, che cosa noi saremmo chiamati a fare come cammino sinodale? Degli incontri. Ecco, io vi ho spiegato un pochino gli ambiti su cui riflettere. Cosa dovremmo fare? Degli incontri dove siamo chiamati ad affrontare alcuni temi di dialogo, che ora vi presento brevissimamente, dove con umiltà ci mettiamo in ascolto l'uno con l'altro,
dobbiamo essere disposti a cambiare le nostre opinioni, perché qualcuno la può pensare diversamente da ciò che io penso, ma non lo devo criticare o giudicare, lo accolgo. Pensare concretamente a lasciarci alle spalle i pregiudizi nei confronti degli altri, pensare che la vita ecclesiale non dipende solo dai preti, ma da ciascuno che è chiamato a essere attore della vita comunitaria, e anche sognare qualcosa di nuovo per le nostre comunità. Pertanto, la tabella di marcia, vabbè, questo non ve lo dico tanto, il Papa ci chiede di affrontare 10 temi. Ora faremo proprio un esercizio di 2 minuti per banco. Ognuno di voi lo farà, proprio 2 minuti. Il Papa ci chiede di affrontare 10 temi. L'ascolto reciproco, il valore della celebrazione, il significato del dialogo interreligioso ed ecumenico, il ruolo dell'autorità nella vita ecclesiale, che è un serio problema. Il problema è: chi ha autorità nella Chiesa? La parola autorità, nella sua etimologia, nella sua origine, significa l'autoritas d'augeo, in latino significa colui che rende attore. L'autorità non è l'autoritarismo, chi comanda, chi tutto, non è il dittatore chi ha autorità. Don Francesco, se è dittatore, ve lo dico, mazzate a morte, no, bugia, ma non è proprio il tipo, conoscendo benissimo la persona, perché lo conosco prima che il mondo fosse. La dittatura è assurda, no? Non è questo l'atteggiamento ecclesiale, uno comanda e gli altri obbediscono. Non è questa autorità, questo è autoritarismo. L'autorità è la capacità di rendere tutti attori come un maestro di coro. L'immagine è questa, dove ci sono voci diverse, strumenti diversi, e il parroco, come il vescovo, è chiamato a mettere in comunione le varie voci. È difficile, ma è bellissimo. Un tenore messo insieme ad un soprano, un baritono e un contralto, un violino con un clarinetto, eccetera, ognuno messo insieme in questa orchestra della comunità, dove cerca di coordinare per creare armonia. Questa è la sfida. E questa è la grande difficoltà nella Chiesa, dove ancora tutto è concentrato sulla figura del prete, ancora molto spesso. È per questo che Don Francesco vuole sponsorizzare il valore stesso della sinodalità. Cosa faremo? Piccolo esercizio. Ci facciamo queste 3 domande e ci dividiamo in piccoli gruppi. Per banco, come sì, come state, vi fate una di queste, la prima domanda. Facciamo così, una prima fila, tutta questa fila riflette sulla prima domanda. Quali aspetti della nostra comunità cristiana, parrocchiale, della nostra testimonianza e dell'annuncio della fede vanno ripensati? Pensate alla nostra parrocchia. In che maniera la possiamo ripensare? Quali aspetti della nostra parrocchia andrebbero ripensati? Parlatene tra di voi 1 minuto. Nei banchi. Dall'altra parte, come la nostra parrocchia potrebbe diventare un luogo ospitale, più accogliente? Parlate un attimo, dite come la nostra parrocchia potrebbe diventare un luogo più ospitale, accogliere i lontani. Parlate tra di voi, ditevi una parola. Fate queste. Che cosa pensate? Invece questo primo gruppo, come potrebbe essere la nostra comunità, una comunità che vive maggiormente la testimonianza e l'annuncio della fede? Parlate tra di voi un attimo, condividete quello che pensate. Ci siamo? Vi devo rispiegare quello che vi è chiesto di fare? No. Beh, non vi vergognate, tanto vi conoscete, quindi parlate tra di voi.
Allora, ci siamo? No, non ancora? Sì. Allora, proviamo. Allora, chi vuole intervenire? Manuela. Stai aggressiva proprio. Ah, tu sei la sindacalista di tutto il gruppo. No, no. Rispetto al primo punto, quindi vai, sì. Ma è stato veloce, c'è una Simona, giusto? Emanuela, scusa, Simona. Ah, bellissimo. Scusa. Sì, ah, no, scusate, io allora. Emanuela, vai. Ascoltiamo Emanuela. In realtà sono pochissime parole. Ci siamo trovati subito tutti d'accordo, da Angela, che è la nostra referente dei catechisti, fino a Paola. No, fino a Paola ha detto. Poi dopo parli tu. Il nostro pensiero comune rispetto al primo punto di... Così? E non riesco a sentire... Come Pasqua? Quello che volevamo dire è questo, che in realtà come comunità il nostro percorso comincia adesso, nel senso che è cominciato da qualche mese, diciamo con l'arrivo di Don Francesco, che ha coinvolto un bel po' di persone che magari negli ultimi anni erano un po' fuori dalla Chiesa o comunque da quello che era il cammino in parrocchia. Non sto parlando di credenti o non credenti. Parlo del cammino parrocchiale e quindi riguardo alla sinodalità è una conseguenza un po' del nostro cammino. Abbiamo iniziato da poco a camminare insieme e quindi la nostra speranza è che il continuo sia un camminare insieme. Questo era il nostro pensiero sulla prima domanda, perché in realtà lì ci si chiedeva di riflettere, no? Su quali aspetti della vita comunitaria, della testimonianza e dell'annuncio della fede vanno ripensati nella nostra comunità. In realtà stiamo costruendo una comunità, che non significa che prima non c'era. C'era, però magari il livello di collaborazione anche tra le diverse strutture o servizi che si fanno all'interno della parrocchia non c'era molto, quindi già una sorta di rinnovamento forse sta accadendo. Passare dalla logica di un fare un servizio a sentirsi corresponsabili. Cioè voi laici battezzati non siete la mano lunga del parroco, quegli esecutori di ordine, o siete chiamati a fare determinate cose, siete chiamati a pensare insieme. E io penso ognuno di voi ha, con le sue competenze, con la sua esperienza, col suo vissuto, può dire una parola saggia e concreta anche all'interno di un consiglio di una parrocchia, un consiglio parrocchiale, al parroco, eccetera. Pensiamo insieme, qual è la cosa più opportuna? Perché evidentemente nessun prete, nessun vescovo, nemmeno il Papa è onnisciente e onnipotente. Tante cose le apprendiamo, anzi, un buon consiglio, un confronto, un dialogo. Dopo alla fine è ovvio che le opinioni possono essere diverse, però si cerca di trovare un punto di convergenza, il convenire verso uno, questo significa proprio il sinodo, e avere la capacità di dire che dopo l'ultimo responsabile, beh, come in una famiglia, i figli possono dare suggerimenti, poi alla fine un papà o una mamma devono dire, devono prendere in mano la situazione, altrimenti c'è l'anarchia, no? La confusione. Poi anche il padre di una famiglia ecclesiale dopo alla fine sigilla quello che però deve essere un sentire comune della parrocchia. Ma se la parrocchia dice A e il prete sta alla lettera Z, evidentemente stiamo su un altro alfabeto, non dialoghiamo. Okay. Quindi grazie. Sul discorso del ripensare, prima costruiamo e poi... ripensare perché c'è una comunità, vai. Angela? No. Sì,
Dicevo che c'è prima da pensare piuttosto che ripensare. Esattamente, da pensare, da prendere consapevolezza di quello che siamo come comunità, dove viviamo, le persone che incontriamo, esatto. Senza aver timore, piccoli passi ma fatti insieme. Grazie. Qualche altro intervento? L'ultimo gruppo, la curva nord di là, l'avete delegata. Spintaneamente, vieni, come ti chiami? Io che non leggo stasera col microfono. Come ti chiami? Valentina. Valentina, bene. Spintaneamente, non ti preoccupare. Allora, per quanto riguarda quali aspetti della vita comunitaria, della testimonianza, dell'annuncio, della fede vanno ripensati? L'ospitalità, parliamo di ospitalità anche sulle persone. Va bene, hanno pensato anche quella parola, che non fa niente. Secondo me si dovrebbe ripensare sul fatto anche delle persone separate. Accoglienza, quando parliamo di accoglienza in generale si pensa a persone che magari hanno bisogno, però l'accoglienza per me è anche quello, quindi sarebbe bella cosa riguardare anche questo, no? Un aspetto importante. È una sfida oggi, no? Importante nelle nostre famiglie. Troviamo sempre qualcuno, no? Tra le nostre amicizie, e quindi anche qui no ad uno sguardo giudicante, perché nessuno conosce il vissuto di nessuno, non riusciamo a comprendere il nostro, figuriamoci se possiamo. Appunto. Secondo atteggiamento è quello di riconoscere che tutti siamo figli di Dio in cammino di conversione. Terzo luogo, aiutare le persone da una parte a riprendere un cammino di fede dove la comunione col Signore, con la Chiesa, non si interrompe dopo anche un divorzio, ok? Assolutamente. Quella comunione che a causa di un vincolo sacramentale del matrimonio non è più piena nel senso sacramentale dell'Eucaristia, non vuol dire che è scomparsa. Dobbiamo aiutare. No, può essere anche rinascita in alcuni casi. Esattamente, può essere una rinascita, un accompagnamento spirituale e aiutare le persone a essere accolte, sostenute nel discernimento, nel capire che cosa è successo in un cammino spirituale, assumendosi anche le proprie responsabilità, no? Il Papa ce lo dice in un testo che si chiama Amoris Laetitia, accogliere le persone, aiutarle a capire che cosa è avvenuto nella loro vita, quali sono le responsabilità, non soltanto sugli errori fatti, ma anche le responsabilità nei confronti del bene che devono fare nei confronti dei propri figli, dell'altro, del coniuge con cui si sono separati, cosa si può fare di buono per avere un rapporto anche responsabile. A volte si sono create delle spaccature, ormai delle vite parallele, ma c'è bisogno di avere un accanimento nei confronti dell'altro, un odio che diventa anche conflitto, che influisce sui figli, o c'è bisogno di un atteggiamento più costruttivo che ambo le parti possono viversi, perché non solo da una parte ma anche dall'altra. Terzo elemento, integrare queste persone nella comunità, che significa anche integrarle nella vita spirituale di una comunità, negli impegni pastorali, dove possono sentirsi a casa, semplicemente perché battezzati. È ovvio che il Papa prevede anche dei percorsi di rigenerazione da parte di queste persone, di integrarli sempre di più. È un cammino lungo, ma anche possibile, dove una persona, mi permetto di dire, no, io sono in parrocchia a Grottaglie, per cui abito lì quando non sono a Molfetta, che insegno lì, dal giovedì sera alla domenica di solito sono lì fino a lunedì mattina, e quindi incontro tante persone. Allora ci sono a volte anche degli atteggiamenti un po' di pretesa che talvolta possono emergere, no? Allora si deve fare la comunione con mio figlio, sono divorziato, pretendo di fare la comunione, oppure si vengono direttamente, si vengono a fare la comunione indipendentemente. Non è una logica di sfida di potere, ma se tu vieni solo quella volta e poi non vivi, evidentemente aiutare le persone a dire qual è il tuo cammino di fede, recupera un rapporto dove la comunione non è il fatto di mettere lo stendardo,
e andare avanti, ma è il punto di arrivo di un cammino previo, dove tu ti devi riconciliare con la tua storia, con le tue sofferenze, con i tuoi dolori, che sono molto di più di quello di pretendere un diritto, ma prima di tutto devi pretendere da te stessa di ritrovare te stessa o te stesso in un cammino. E le vittime in questi anni, devo dire la verità, in questi ultimi 3 anni che sono stato a Grottaglie, sono uomini e donne, però devo dire la verità, devo testimoniare proprio questo, tante sofferenze anche da parte di uomini anche negli ultimi anni, senza voler discriminare, in proporzione rispetto agli anni, io sono prete da quasi 18 anni, no? Ma ho notato negli ultimi 3 anni, ho raccolto sofferenze di tanti uomini separati che hanno vissuto dei grandi drammi, perché a volte mi permetto di dire, non me ne vogliate donne, non voglio essere neanche campanilista, però tante sofferenze di uomini che possono aver sbagliato tutto quanto, però dopo c'è una sofferenza e quindi vanno aiutati, perché sono più, mi permetto di dire, una donna magari è anche più disposta a fare un dialogo spirituale con un prete, un uomo un po' meno, ma negli ultimi anni ho dovuto testimoniare il contrario. Sono sincero, almeno a me è capitato questo, no? Di tanti uomini separati che dopo sono venuti anche in lacrime, in situazioni difficili da raccontare. Per cui interessate, la dinamica è complessa, ma vanno accolte, no? Ci deve essere l'accoglienza, questo deve cambiare perché è importante. Io parlo in primis coinvolta, però nella comunità tante persone come me, quindi parlo anche per loro, ed è una sofferenza non essere accettati, perché è una discriminazione, è una sofferenza. Certo. E vorrei ringraziare Don Francesco perché insomma piano piano stiamo facendo questo cammino insieme. Certo, e questa è una delle grandi sfide, una cosa bella, sono cammini di rigenerazione, di rinascita, ma tutti noi siamo in cammini di conversione, non vuol dire che se uno ha vissuto un'esperienza è tra virgolette più peccatore di me prete, non penso, siamo tutti nella stessa barca, in un cammino di rigenerazione. Grazie Valentina per quello che hai detto. Beh, qualcun altro? Riusciamo a sentire un altro paio di persone? Vai. Buonasera, dici il nome cortese. Chiara. Chiara, parla tu Chiara. Il microfono sta lì e così vi sentono anche gli altri amici. Prima stavamo, appunto era la seconda, il secondo quesito, come la nostra parrocchia potrebbe diventare un luogo più ospitale. E stavamo discutendo, veramente non abbiamo finito di discutere, infatti avevamo opinioni un pochino diciamo diverse. Cioè io avevo pensato, ecco, la nostra parrocchia è formata, la nostra come anche le altre, formata da tanti gruppi, no? Ecco, noi come gruppi spesso abbiamo, diciamo, l'abitudine, chiamiamola così, di metterci un po' i paletti intorno, no? Noi siamo un gruppo, quello è un gruppo, quello è un gruppo, già magari, ecco, si comunica poco, anzi pochissimo, non so, almeno io la vedo così, ecco. Si comunica poco, quindi come potrebbe diventare un luogo più ospitale la nostra parrocchia? Partendo dai nostri gruppi, partendo, facendo un buon discernimento innanzitutto, no? Guardarci attorno, guardarci proprio attorno, e non si tratta di andare a convincere, no? Le persone, la gente a venire, ma si tratta di capire i loro problemi spirituali, i loro problemi, perché poi abbiamo tanti problemi, vero? Ecco, e quindi ecco, cercare di aiutare, cioè non di convincere a venire, no? E ospitarli praticamente nei nostri gruppi, ma si tratta di vedere quali sono i loro problemi, quali sono i problemi di qualsiasi natura, compresi soprattutto poi quelli spirituali, perché se non sono vicini, no? Hanno dei problemi, quindi per me diciamo, ecco, dovremmo attraverso un buon discernimento, no? Andare incontro a queste persone, ospitarle. O lasciarci ospitare nella vita degli altri, sì. Che è più difficile. Molto. Cioè, pensiamo, noi casa nostra è aperta, ma quanto noi riusciamo ad entrare non con sguardo giudicante per sapere i fatti e commentare,
ma per essere accanto all'altro, sì. No? Questa è una sfida e nasce dal cuore, da una dimensione spirituale, no? La capacità di che io accolgo l'altro nel mio cuore e mi sento chiamato ad entrare in punta di piedi nella sua vita, che dalla scusa del caffè ad una chiacchierata, una telefonata, si può intessere, certo, un rapporto che poi gradualmente può andare in profondità. Cioè, ecco, io l'avevo visto in questa maniera, ecco, attraverso un buon discernimento cercare di avvicinarli, come ha detto lei, anche, e quindi poi cercare piano piano di convincerli. Ogni gruppo dovrebbe farlo, aprendo quei paletti, certo, che ci mettiamo un pochino attorno, comunicando, certo, tra di noi, no? E insieme, ecco la sinodalità, e insieme poi agire. Io sentendoci parte di una comunità più grande che la parrocchia. D'accordo. Che ci siano percorsi paralleli che facciano i vari gruppi, mi sembra, sì, anche giusto, no? L'importante è che non ci sia la concorrenza a chi spari i fuochi più grandi. Questo è importante. Io faccio la Madonna Rosario, tu la Madonna di Campitelli, tu San Giuseppe, così se tu spendi 10.000 euro dei fuochi io ne spendo 20.000, per no, dire, no? Sì. Per a chi la logica non è della, ma dice cosa possiamo fare di bene per la comunità. Per la comunità. No, non è che eravamo in disaccordo, avevamo diciamo che noi avevamo puntato l'attenzione sul significato della parola ospite, ospitare, no? E tu hai anticipato alla tua maniera quello che in altri termini ci siamo detti noi, cioè quello di che ospite, ospitare, deve esserci un rapporto di piacere reciproco nel ospitare e nell'essere ospitati, per cui tu a modo tuo poi hai detto che è bello anche sentirsi ospiti delle persone che noi vorremmo avvicinare, perché poi dobbiamo anche sforzarci, come ha detto Don Francesco, con il caffè, con la passeggiata assieme, con lo stare tra la gente, come adesso Don Francesco ci sta facendo vedere in tante maniere. E sono quelli i momenti in cui noi iniziamo ad ospitare, rendendoci appunto e dando agli altri la piacevolezza di essere, di stare insieme a noi. Prima magari fuori, no? Perché noi abbiamo a che fare con il credente, con il non credente, con tutti i tipi delle persone nei nostri ambiti lavorativi, nei nostri ambiti familiari. E quindi noi abbiamo voluto puntare proprio l'attenzione sul significato della parola ospite, che è un esercizio che va fatto secondo me per tutte le parole con cui oggi abbiamo a che fare, di cui perdiamo sempre più il significato ed il senso. Ecco, la parola ospite è molto importante, come ha detto Don Francesco, però tutte e tre sono unite, no? Perché anche se andiamo alla terza domanda, poi con il Vangelo e quindi l'evangelizzazione stiamo sempre lì allo stesso discorso. Dare un'immagine diversa di noi al di fuori della Chiesa e soprattutto capirci, e qui mi ricollego al discorso di Chiara, capirci tra di noi, no? Quelli che siamo già dentro e che poi ci guardiamo e siamo sempre gli stessi, dobbiamo iniziare prima a capirci tra di noi per portare un messaggio di ospitalità forte verso l'esterno. Grazie. E c'era un passaggio proprio del documento preparatorio del Vademecum per il Sinodo che dice così: come Gesù ha fatto i vari momenti i più importanti della sua vita attorno ad un tavolo, ad una tavola, momenti di fratellità, eccetera, esattamente, e il Sinodo prevede anche dei momenti non formali, momenti informali dove magari anche non per forza dobbiamo fare una riunione come oggi, ma si potrebbe anche condividere qualcosa, prendere qualcosa da bere e dialogare anche con le persone più lontane in una maniera non formale, dove si può diventare lo stile proprio il dialogare, l'accogliersi e dire cosa i lontani, i poveri, le persone che sono in difficoltà ci vogliono dire per ripensare la vita ecclesiale, accogliendo anche quelle provocazioni e critiche, perché a volte noi ci vediamo soltanto con i nostri occhi, ma come gli altri ci vedono? Come gli altri ci percepiscono? Immaginate, quando, soltanto un esempio, quando voi andate in un luogo a voi non familiare,
in una, magari una nuova parrocchia, se rimaniamo nell'ambito ecclesiale, in un incontro che non conosce, vi sentite guardati, osservati da tutti, imbarazzati, la lingua diventa felpata, quindi non riuscite neanche a parlare. Che cosa succede? Che si crea imbarazzo. Pensate quale sguardo giudicante anche noi come comunità abbiamo nei confronti degli altri e quale poca disponibilità abbiamo invece nell'integrare l'altro, nell'essere rispettoso dell'altro. Noi dovremmo verificarci molto su questo stile. Mi permetto di dire, voglio concludere proprio, lo stile di Gesù, vero, è chiamato la libertà nel fare le cose. Gesù non voleva chissà che atteggiamento. Lo stile sinodale richiama uno stile libero. Il Signore era libero di fare quello che doveva fare per amore delle persone, non per farsi vedere. Il Signore, l'altro atteggiamento del Signore è l'autenticità. Mi permetto di dire, essere persone autentiche, che sanno dare il nome ai propri pensieri, ai sentimenti, li sanno esprimere, non avere un, come il dado, come si chiama quel dado con mille facce, non mi viene il nome, che si deve ricomporre, Rubik, esattamente, che con mille facce in base alle situazioni in cui noi ci troviamo. Terzo elemento, lo stile di Gesù è uno stile ospitale, che si lascia ospitare e ospita gli altri. Sono queste delle provocazioni per ripensare lo stile sinodale di una parrocchia. Vorrei concludere proprio, e ops, che ho fatto? Ah no, qui ho sbagliato. Perché? Ah, sì. Ok, scusate un attimo, perché è andata avanti. Beh, perché non funziona qui? Adesso... La tecnologia ha sempre dei problemi. Va bene, dato che non li stiamo andando. Sì. E l'ho provato a fare? Ah, ok. Per concludere, mi piace concludere così. In latino il termine comunità deriva da communitas, che ha nella sua radice il termine munus, che rimanda a due significati. Ha un lato il dovere, da un lato il dovere, un compito, il munus è un ufficio, no? Dall'altro lato il dono che si deve fare, non quello che si deve ricevere. Pertanto la communitas è insieme di quelle persone che si sono unite da un non possesso, da una mancanza, da una carenza, da un debito di ciascuno verso l'altro, bisognose del dono dell'altro. È bellissima questa frase, la prendo da dall'ex priore di Bose, che è Manicardi, che diceva queste parole. È bella, la comunità è quella comunità dove le persone si scoprono debitori nei confronti dell'altro. Un debito, io sono chiamato a dare qualcosa all'altro, a farmi dono all'altro, e in questo farmi dono io scopro il mio incarico. Non devo avere la pretesa di essere riconosciuto, ma mettermi a servizio dell'altro. Per questo il Papa, nel discorso che ci tenne all'Ufficio Catechistico Nazionale il 30 gennaio 2021, così dice: chi è il catechista, ma vale per ogni credente, ogni battezzato, è colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio, la custodisce in se stesso, è un memorioso della storia della salvezza e la sa risvegliare negli altri. È un cristiano che mette questa memoria a servizio dell'annuncio, non per farsi vedere, ma non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore e della sua fedeltà. L'augurio che vi rivolgo a suon di campane, che possiate essere dei memorosi di Dio, dice il Papa, persone che custodiscono nella loro mente, nelle loro parole, nei loro atteggiamenti, la parola di Dio, la presenza di Cristo, e che diventino un tramite, che possiamo diventare un tramite per rimandare agli altri che attraverso di noi Cristo si rende presente. Quello che noi diciamo nella liturgia, l'essere un sacramento di Cristo, un segno e uno strumento della presenza di Gesù vivo nella vita dell'altro. Questo è l'augurio più bello che vi faccio, e questa è la finalità vera di un cammino sinodale della Chiesa tutta e di una parrocchia. Grazie a Francesco e grazie a voi anche della pazienza di avermi ascoltato.
permettetemi davvero di dire un grande grazie a Don Francesco. Come è stato sottolineato anche negli interventi, la Chiesa non è iniziata, la comunità di Faggiano non è iniziata il 18 di settembre quando sono arrivato io. La comunità di Faggiano esiste da sempre, ha camminato nel corso dei secoli, ha camminato nel corso degli anni, guidata dai suoi pastori, guidata da persone laboriose che hanno sognato, che hanno faticato, coltivato, arato questa terra, che hanno anche fatto i loro errori, perché dagli errori si impara. Papa Francesco dice in un punto forse rivoluzionario, che forse qualche teologo ha fatto storcere anche un po' il naso, che anche il peccato, anche l'errore può diventare un luogo teologico, cioè un luogo dell'incontro con Dio. Pensiamo a Paolo quando dice: quando sono debole è allora che sono forte, perché lì sperimento la potenza di Dio. E Paolo, quando parla della sua debolezza, lui, da orgoglioso che era, pensava anche al suo passato, al suo passato di lontano da Dio, quando pensava di essere vicinissimo a Dio. Io secondo a nessuno in quanto a zelo. Ecco, noi stiamo continuando il cammino, stiamo facendo questi passi, e io davvero non smetterò mai di essere grato a chi prima di me, Don Alessandro, Don Pino, Don Ezio, tutti i sacerdoti, che hanno portato avanti questa comunità. Ma noi siamo chiamati, ecco, riprendo e concludo con un'espressione di Don Alessandro Greco, che quando è venuto ha usato una frase importante, che secondo me deve essere, deve darci le coordinate del nostro, della nostra comunità. Lui, parlando di San Giuseppe, disse: San Giuseppe non è il patrono, il protettore soltanto di chi viene in chiesa, ma San Giuseppe è il patrono di tutti i faggianotti, di tutti gli abitanti, è il patrono e il custode di tutta la chiesa. Qui ci sono persone anche che non sono di Faggiano. Ecco, quindi io credo che la bellezza di questo Papa è che lui allo stesso tempo ci dia degli spunti per aprire percorsi non solo alla Chiesa, ma se noi pensiamo all'oggi, la sinodalità ha qualcosa da dire al mondo intero, perché pensiamo a come siamo usciti, ancora siamo, però a come veniamo fuori dalla pandemia. Quando Papa Francesco parla di questo noi più grande, non si rivolge solo alla Chiesa. Lui fa un discorso ad intra e ad extra. Non a caso Papa Francesco è molto ascoltato anche dai non credenti. E io l'altro giorno ci ho tenuto nell'omelia a fare una precisazione che ci vuole fatta sempre: laico non vuol dire ateo, non è la stessa cosa. Noi molto spesso confondiamo le due parole. Lo Stato deve essere laico, giusto. Ateo è un'altra cosa, però possiamo camminare insieme, e noi camminiamo insieme. Noi abbiamo la fortuna in questo paese, davvero, Don Francesco, che, ecco, le istituzioni camminano insieme, c'è questo sentire comune nelle peculiarità, nelle specificità. Ecco, tu certamente col tuo ministero hai la possibilità di, ecco, guardare a orizzonti un po' più grandi, ecco, hai in mente forse sicuramente realtà anche molto più grandi di Faggiano, anche per il servizio
che tu svolgi sia a livello regionale che nel servizio nazionale anche. Quindi ecco, hai in mente tante realtà pastorali, ma anche tante realtà cittadine, tante realtà ecco al di fuori del... anche la tua esperienza che ti ha portato all'estero, hai in mente anche comunità all'estero. Quindi ecco, quello che tu dici nasce anche da un'esperienza, nasce anche da un sentire, non solo sentire come ecclesia, ma sentire anche con il mondo, e questo è importantissimo. E voglio davvero concludere proprio con questa importanza. Ricordatevi sempre quell'espressione, che non era uno slogan che io ho detto quando sono arrivato, ma io ci credo fermamente. Quando amici preti mi domandavano: ma tu a Faggiano sarai solo? Perché solitamente si chiede quando uno diventa parroco: ma avrai il viceparroco, avrai il collaboratore? Dissi: no, saremo 3.500. E questo è importante, perché prima Don Francesco citava, ma qui veramente io credo, spero che Don Francesco possa tornare altre volte, a Dio piacendo, nella nostra comunità. Spero almeno che ci conceda che almeno una volta l'anno ci viene a fare visita, perché abbiamo bisogno di ascoltare, come abbiamo bisogno anche di uscire. Ne parlavamo con alcuni catechisti, abbiamo bisogno anche di andare a conoscere altre realtà. Questo scambio, per esempio, di andare a visitare altre parrocchie, di andare a visitare altri contesti, è importante questo, perché dobbiamo allargare il nostro orizzonte, per camminare insieme dobbiamo capire innanzitutto che il mondo è più grande di casa mia, che il mondo va oltre me stesso. Quindi allora noi continuiamo con gioia questo cammino, e lo continuiamo insieme, insieme. Questa non è solo uno slogan, ve lo ripeto, deve essere uno stile di vita. E permettetemi di ringraziare Don Francesco con un segno. Ecco, come abbiamo potuto sperimentare nella festa di San Giuseppe, questo paese Faggiano ha una forte venerazione mariana, una parrocchia intitolata all'Assunta, quindi ecco questo mistero pasquale che è inscritto, non una semplice Madonna. Ecco, poi avremo modo anche su questo di lavorare, cioè, abbiamo un percorso davanti che veramente, se vogliamo, possiamo veramente, abbiamo orizzonti davanti. Quello che per qualcuno sono confini, per altri sono orizzonti, diceva un poeta. Ecco, abbiamo una grande venerazione per il nostro santo patrono, che è San Giuseppe, ma poi questa comunità ha anche la fortuna, il dono, e questo è un mandato che mi ha dato l'arcivescovo, di custodire, valorizzare e promuovere un figlio di questa comunità su cui la Chiesa sta facendo un discernimento, che è il servo di Dio Pierangelo Capuzzimati. Un giovane semplice di questo paese, un giovane come tanti, che ha saputo in un momento difficile della sua vita affidarsi al Signore. E lui ha vissuto, ecco, proprio la sinodalità nella sua carne, nella sua carne. Proprio sentirsi assimilato al mistero pasquale, non solo al mistero crocifisso, ma al mistero pasquale di Cristo. E abbiamo la fortuna, ecco, vorrei che fossero proprio i genitori a consegnarti il testo della vita di Pierangelo. Tra l'altro è l'ultimo testo pubblicato, perché l'altro, questo scritto dalla sua insegnante proprio, Ada Principale, che è un ulteriore contributo sulla figura di Pierangelo. Ecco, vogliamo consegnarti questo dono.
Grazie a Giussi e ad Angelo, che dopo conosco per altri versi, per lo stesso motivo, anche per altri legami anche che ci uniscono ormai da diversi anni. Grazie a voi. Grazie. E vogliamo insieme concludere con una preghiera, un'Ave Maria, ecco, per la causa di canonizzazione del servo di Dio, Pierangelo. Vogliamo affidare a Maria la nostra comunità, tutti i giovani, gli anziani, le persone sole, le persone che si sentono, ecco, sole sulla strada. Don Torino Bello chiamava i drop out, quelli che si sentono caduti fuori, o i borderline, quelli che si sentono ai limiti, ai margini. Ecco, nessuno si deve sentire né drop out né borderline, ma tutti devono trovare in noi Chiesa dei compagni di viaggio, con i nostri limiti, con le nostre fragilità, ma con un dono grande, vasi di creta, ma con un dono grande dentro, che è Cristo, un fuoco che arde dentro di noi. E questa Ave Maria anche affidiamo il nostro arcivescovo Filippo, che domani fa 50 anni di ordinazione sacerdotale. Per chi vuole, ecco, domani sera si potrà partecipare. Noi andremo con una delegazione, io e il sindaco sicuramente, ma chi vuole potrà partecipare, per quello che si riuscirà a entrare nella concattedrale alla Santa Messa alle 19, che comunque sarà trasmessa sicuramente sui social dappertutto. Poi potrete trovare l'incontro, credo che Don Francesco ci dà il permesso, sui social, sia sulla pagina Facebook, ringraziamo Pasquale Fico Celli e Teletrio, e anche su YouTube metteremo l'incontro in modo che sia accessibile, perché io ho sparso la voce nella vicaria, qualcuno è venuto, ma per diversi impegni questi giorni mi hanno chiesto di metterlo, porto i saluti anche degli altri sacerdoti della vicaria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dacci la benedizione, Don Francesco. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e sulle vostre famiglie e vi rimanga per sempre. Buona serata e auguri di ogni bene. Grazie.